Io sono un figlio di Scampia, ero destinato a diventare magari qualcos'altro, la musica. A 9 anni ho avuto regalato un pianoforte, è cambiato il mio mondo, mi hanno dato, ho avuto la possibilità di scoprire mondi che prima erano solo immaginari, quindi la musica è risanatrice, come lo è il teatro, come lo è la poesia, come ogni forma d'arte è risanatrice. Porterà il nome di Fabrizio De André l'auditorium comunale del quartiere di Scampia. Con una cerimonia pubblica nella mattinata di mercoledì 30, la struttura sarà intitolata alla memoria del grande cantautore genovese, alla presenza di Dori Ghezzi, che di De André fu compagna e moglie. A chiusura dell'evento, un'esibizione corale dei ragazzi delle scuole di Scampia, diretta da Domenico Cozzolino. Lui ha cantato gli ultimi, gli emarginati, gli irregolari, in fondo lo era anche personalmente, e quindi ci sembrava molto bello che, tra l'altro, un cantore della mediterraneità come Fabrizio De André potesse avere un posto emblematico dedicato dalla città di Napoli, che è la più grande metropoli del Mediterraneo, e lo è anche per la sua vocazione culturale all'integrazione, al dialogo e alla pace. Quindi una grande giornata contro le esclusioni, i muri, le diffidenze, i pregiudizi, una giornata dedicata in particolare alla dignità degli ultimi, alla poesia, alla bellezza, e soprattutto una giornata per raccontare la Scampia di oggi, che io credo sia uno dei luoghi di produzione culturale e sociale più interessanti della città e del paese. In serata l'auditorium ospiterà un concerto gratuito dedicato a De André, nel quale si esibiranno musicisti ed attori del quartiere. Daremo un assaggio delle eccellenze artistiche del quartiere, quindi ci sarà tanta musica, ma ci saranno anche momenti teatrali, ci sarà la declamazione di alcune poesie di un giovanissimo poeta di Scampia che si chiama Emanuele Cerullo, ci sarà Maldestro, che è un cantautore bravissimo che ha vinto anche il premio di André di Scampia, ci sarà l'esperienza teatrale di Arrevuoto, che è un'esperienza fantastica, ha portato ragazzi rom e napoletani di Scampia a girare l'Italia. Insomma, porteremo un po' il meglio del quartiere. Scampia viene vista, insomma, come viene visto come il male da debellare, come il posto dove non andare, e questo permette a chi fa sciacallaggio di poi di costruire il suo piccolo mondo venuto su dalle macerie, dalle nostre macerie. Ma Scampia è un luogo di bellezza assoluta, di bellezza che non si vede, di bellezza che però c'è ed è tanta. Per me la speranza non è una parola di pace, per me la speranza è una parola di guerra, di cambiamento, di una parola che arde.